Seguendo la filosofia crossover, ovvero presentando già materiali diversi in abbinamento, ecco che questa volta BK presenta già un progetto che si chiama Crossroad, ispirato a diverse sensazioni materiche. In particolar modo parliamo di nuovo effetto legno, un effetto ispirato all'intonaco e alle superfici maiolicate. La prima superficie che vi presento, facente parte del progetto Crossroad, si chiama Chalk. Chalk significa gesso. Si parla infatti di un effetto di intonaco gessoso con una certa granulometria materico. E molto importanti sono due fattori. Da un lato c'è una decorazione digitale, quindi una grafica con un effetto tridimensionale che riproduce la sensazione di rilievi in un gioco di luci e ombre, quando in realtà tutto è ottenuto solamente con la digitale. A questo si affianca anche la presenza di una leggera struttura con questi tratti che ricordano la spatolatura, il tinteggio manuale, una superficie molto trasversale che abbiamo declinato in 5 colorazioni che sono allo stesso tempo di tendenza, ma sono degli evergreen, sono comunque colori pensati anche per durare nel tempo. Tinte neutre, partendo dal colore white, per poi continuare con un tono contemporaneo di grey, quindi un grigio leggermente caldo come vuole la tendenza del momento, il tono sand, per poi passare a una tonalità invece di grigio, smoke, sempre con una dominante calda ma più intenso e scuro, per poi arrivare al colore più scuro della gamma, ovvero il colore coal, un grigio antracite molto intenso. Per quello che riguarda invece la proposta dei formati, come vedete qui abbiamo già una delle nostre lastre ceramiche wide, ovvero il formato 120x240. Ovviamente non si parla solo di lastre, in quanto il programma wide prevede la realizzazione di tutta una serie di sottomultipli che includono anche i formati pensati per un ambiente anche residenziale. La seconda superficie, abbiamo detto, è ispirata all'effetto legno. Un nuovo legno per ABK che sicuramente non ricorda gli ultimi legni, perché non ha una connotazione dall'effetto vissuto, non è un legno vintage, non è un legno con effetti di invecchiamento, è un legno molto naturale, presentato nei 4 colori white, sand, grey, coal, che richiamano gli stessi colori che avete visto sulla superficie chalk. Questo anche per consentire di sviluppare delle ambientazioni e dei progetti dove possiamo avere l'accostamento cromatico delle due materie ma nello stesso colore. In più, proprio perché credevamo nelle potenzialità di questo legno anche nella versione più naturale possibile, ecco che abbiamo previsto nella gamma due tonalità che risultano autonome rispetto al progetto di matching tra i colori, ma che si possono abbinare in maniera trasversale, ovvero la tonalità amber e il colore tan, che qui vedete esposti su una superficie ampia proprio per vedere quello che è l'effetto di insieme di un legno che comunque ha carattere, che ha un leggero effetto tridimensionale di lavorazione taglio sega, ricco nei particolari, nei piccoli nodi, nelle sfumature risulta comunque un legno molto bilanciato, privo di contrasti. Tutti i colori della gamma Crossroad Wood sono disponibili nei due formati, 20x120, il formato magari più pensato per le esigenze del residenziale, e la nuova Doga ceramica esclusiva del gruppo ABK, ovvero il formato 26x200. Terza e ultima superficie del pacchetto Crossroad, Crossroad Brick. In questo caso un prodotto più decorativo in pasta bianca, formato nell'unico formato 7,5x30, solo per il rivestimento. E in questo caso, vedete, attraverso la rappresentazione di questi pannelli, abbiamo pensato di sviluppare tutti e 5 i colori della gamma Chalk,
quindi white, sand, grey, smoke e coal, ma per avere l'opportunità di introdurre in questo progetto anche dei colori più vivaci e dei colori a contrasto, ecco anche disponibile l'effetto mattone nei colori blu, sage e clay. Si tratta comunque di un effetto maiolicato. Il formato brick, il formato mattone, è un formato comunque molto di tendenza ed è interessante per personalizzare questi ambienti, perché oltre all'intervento del colore, il formato piccolo ci permette anche di utilizzare schemi di posa differenti, dritto, sfalsato o a spina di pesce, che rendono più vivace e più decorato anche l'ambiente più essenziale. Vi ho presentato queste tre gramme, queste tre superfici, ecco, quindi vediamo un po' il perché è stato studiato questo pacchetto. Che cosa possiamo realizzare concretamente con queste tre superfici, andandole a lavorare insieme? In particolar modo per quei quattro colori, white, sand, grey e coal, dove abbiamo visto rappresentate tutte e tre le superfici. Ecco qua, ad esempio, preso dal nostro catalogo che racconta proprio come si può lavorare in total look sugli ambienti, un esempio sul colore white, dove in questo caso abbiamo abbinato a questo pavimento a effetto legno sbiancato con wood white un elemento come l'elemento cucina, il rivestimento cucina e le stesse ante ricavate da Crossroad Chalk. Questo è solo un esempio, ma scorrendo il catalogo Crossroad vedrete proprio come attraverso questi mood board è possibile costruire, fare una progettazione coordinata oppure andare a lavorare anche con dei colori a contrasto. Parlando proprio di colore, vi segnalo un'opportunità, una collaborazione che ABK ha fatto coinvolgendo un'azienda esterna, l'azienda Oikos, proprio per andare a individuare all'interno del loro catalogo di pitture e di vernici murali dei riferimenti colore che sono perfettamente in linea con quello che sono i colori della gamma Crossroad. Potete individuarli facilmente da questa tabella e allo stesso tempo potete nel catalogo anche individuare i codici colore che fanno riferimento a tutte le tinte murali che sono state utilizzate per lo styling dei nostri ambienti. Parlando di decorazione, ricordo che Crossroad ci permette di continuare questo progetto di forme a idrogetto, rombo e trapezio, che già ABK ha iniziato a introdurre con i marmi della serie Sensi. Una nuova forma di decorazione che ci permette davvero di creare con tanti schemi di posa differenti delle soluzioni di forte impatto. Basta vedere anche da questo piccolo esempio quello che può essere una posa a spina di pesce, un diciamo schema che ricostruisce l'effetto di un esagono, ma possiamo liberamente scomporre tutto e grazie all'accostamento delle due forme insieme e delle materie andare anche a costruire degli effetti tridimensionali.